È quasi sempre un passo inevitabile. Arriva a un certo punto il bisogno di praticare a casa, praticare in autonomia. Ed questo è dal mio punto di vista, è un ottimo segnale e anche una esperienza preziosa che incoraggio a fare. Praticare in gruppo ci dà numerosissimi vantaggi. Prima di tutto è piacevole e bello condividere con persone affini a noi uno stesso percorso. Confrontarsi con un insegnante, lasciarsi guidare, lasciarsi correggere e credo che è qualcosa che va mantenuto. Assolutamente. Quello che la pratica dello yoga a casa ti può offrire è qualcosa di ancora diverso, ti permette di fare tutti gli esercizi che vuoi dedicandoti più tempo a quelle che decidi tu, ti permette di seguire veramente sulle tue ritmi senza dover seguire i ritmi di altri o preoccuparti di quello che stanno facendo gli altri compagni, anche dal punto di vista di concentrazione, di profondità della pratica, è veramente il livello di concentrazione che puoi sperimentare attraverso la pratica fatta a casa può essere molto maggiore rispetto a quando pratichi in gruppo, che comunque sia la tendenza ad osservare gli altri, a paragonarsi, è sempre, diciamo, è sempre una tentazione sempre presente. Quindi, riguardo a questo, ci sono cinque indicazioni, cinque suggerimenti che ti voglio offrire perché anche se praticare a casa offre dei vantaggi, anche questa esperienza di autonomia, di fare propri degli strumenti, delle pratiche dello yoga e utilizzarli approfondendoli come voglio, quando voglio, questa è un'esperienza molto, molto importante e veramente fa parte di un gradino di crescita, di evoluzione nel percorso dello yoga. La prima cosa che ti suggerisco di fare è scegli un giorno e un orario in cui dedicarti alla pratica, mettilo nella tua agenda, non lasciare al caso. Se anche fosse solo una volta a settimana, hai tempo solo a dedicare una volta a settimana, metti quel giorno, quell'orario in agenda, non prendere altri impegni in quell'orario. Questo ti aiuta e pratica. Fai che questo, diciamo, appuntamento con te stesso sia costante nel tempo. La regolarità, la costanza sono le chiavi più importanti della pratica dello yoga e in questo modo creerai anche un'abitudine e questo ti faciliterà enormemente nel procedere, nel progredire nella tua pratica. Altro aspetto è importante che tu scegli un posto della tua casa, un posto che senti a tuo agio, che senti tuo, che puoi magari decorare con qualche oggetto, con qualcosa di per te di significativo. E mi raccomando, ricordati sempre di aprire le finestre, di arreggiare bene lo spazio in cui vai a praticare. Magari accendi un incenso o un'essenza profumata, mi raccomando, naturali, per creare questo spazio sacro in cui puoi proprio immergerti nella tua pratica, che poi è anche uno spazio interiore e a cui puoi ogni volta ritornare. Terzo aspetto, non ti fare distrarre, allontana tutte le distrazioni, spengi il telefono, il cellulare, radio, televisione, computer. Se ci sono familiari e parenti, avvisali che per quell'orario lì, da quell'ora a quell'ora, non vuoi essere disturbato. Terzo aspetto molto importante, utilizza i video per farti guidare nella pratica, per imparare qualche sequenza, va benissimo. Mi raccomando che una volta che hai imparato la sequenza, hai imparato gli esercizi, spengi il video e fai senza il video. Questo ti permetterà di focalizzare maggiormente la tua attenzione, di approfondire la pratica, altrimenti parte della tua attenzione sarà sempre rivolta all'esterno. E anche questo è un aspetto molto importante della pratica, che di ripetere le stesse sequenze, ripetere gli stessi esercizi a lungo, anche per diverse settimane, anche per diversi mesi. E questo ti permette di approfondire la pratica, di conoscerla e sperimentare e comprendere i benefici fino in fondo. Questo per i principianti sarà un pochino più difficile perché all'inizio la tendenza è la voglia di sperimentare, di fare, di cambiare. Se è il tuo caso, ti invito a resistere un pochino a questo stimolo e permetterti di scoprire come che sforzandoti un poco nella costanza degli stessi esercizi ti si apre veramente un mondo. Un mondo che è
che è un'esperienza bellissima, anche non si può più di tanto descrivere a parole. È un po' come se vogliamo attingere dell'acqua scavando un pozzo, se scaviamo 1 metro di qua, 1 metro di là, 1 metro di là, non andremo mai in profondità a sufficienza per attingere l'acqua. Quindi saltare un po' da una pratica all'altra senza dedicarci parecchio tempo, ripeto, minimo alcune settimane, ma almeno alcuni mesi, sarà un po' uno spreco di energia in un certo senso, che poi non lo è mai, per carità, perché fa comunque bene, però non andiamo mai al dunque, non arriviamo mai a quella profondità, l'intensità e quell'esperienza che ci offre. Esplorare, conoscere, fare nostra, vivere pienamente sul nostro corpo e sulla nostra mente gli effetti e l'esperienza di quella pratica. Un ultimo aspetto riguarda il fatto che se pratichi con un gruppo, questo è l'ideale. Muoversi in una pratica in modo parallelo, da un lato, 1 o 2 volte a settimana frequentare un corso con un insegnante, con altri partecipanti, per avere tutti quegli stimoli e la bellezza della condivisione che quell'occasione offre, e tutti i giorni, o almeno 2 o almeno 1 volta a settimana, incominciare a praticare in autonomia. Perché ognuna di queste due esperienze è bellissima e ci offre cose diverse che non troviamo nell'altra. Ma se per qualsiasi motivo non riesci a frequentare un corso settimanale e la tua pratica si svolge prevalentemente in modo autonomo, questo ultimo punto è molto importante. Con regolarità rivolgiti a un insegnante di fiducia, fai domande, confrontati, sciogli i dubbi, e questo è un aspetto molto importante che ti aiuterà, ti accorgerà, ti aiuterà a fare proprio dei passi da gigante nella tua pratica, perché delle volte basta proprio una piccola indicazione, a volte anche proprio il contatto, no? Di correggere una certa posizione che ci permette di comprendere alcuni aspetti che prima non erano chiari e che magari ripetendo da soli li continuiamo a ripetere in modo, diciamo, non completo, o trascinandoci dietro dei dubbi che non rendono la nostra pratica completamente limpida e fluida. Ovviamente, se hai domande, tutti i giorni ne ricevo tantissime e sempre rispondo, puoi anche rivolgerle a me. Però ripeto, la presenza, il contatto diretto non è mai proprio uguale, c'è sempre qualcosa in più dell'incontro di persona. Mi auguro che queste indicazioni ti siano state utili e ti siano state di sostegno a procedere a continuare la tua pratica, a migliorarla se già stai praticando a casa e di ispirarti a incominciare se ancora non lo stai facendo. Lascia un commento qui sotto, a presto, namaste. Thank you.